Il segretario del PD Bersani nella zona delle ceramiche parla delle primarie di domenica, ancora stoccate i rottamatori al centrodestra. Intanto i sondaggi lo danno in recupero tra il 43 e il 47%, ma potrebbe essere ballottaggio con Renzi. Presentata in Comune Reggio la Fondazione per lo Sport e il progetto Sport e Comunità, ma il Movimento Sportivo dei Disabili Reggiani accusa noi esclusi e discriminati. La nostra città ha ospitato il convegno nazionale dei commercialisti che assieme a magistrati ed esperti hanno analizzato il problema di come riutilizzare i beni milionari confiscati alla malavita. Dramma continuo nella nostra provincia dove si registra l'ennesimo suicidio. Questa volta si tratta di una 29enne di Bagnolo che per una delusione d'amore si è lanciata nel fiume Enza. È il terzo episodio in pochi giorni. Non solo crisi economica, l'Europa nelle ore difficili della stesura del bilancio comunitario annuncia possibili finanziamenti alle imprese che puntano all'innovazione. Anche il paese di San Martino in Rio fa i conti con la ricostruzione dopo il terremoto, resta grave la situazione della chiesa parrocchiale. Ad Albinea il noto mobilificio Torricelli punta alle novità e inaugura un nuovo spazio dedicato alla cucina di alta qualità con i corsi tenuti da grandi chef. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore. La politica ad aprire questa edizione, a poche ore dalle primarie c'è stata la visita oggi pomeriggio del segretario del PD Pierluigi Bersani nella zona delle ceramiche. Bersani è stato a Scandiano ma anche a Casalgrande, a cui si riferiscono queste nostre immagini, ha visitato la ceramica ex Omega che è in una fase di recupero e come appunto hanno spiegato alcuni responsabili che erano presenti, c'è un'attività che è ripresa e dunque si è parlato anche delle forme della cooperazione come forma economica che ridà vita in un periodo di difficoltà economica per le imprese che si trovano a chiudere, specialmente nella zona delle ceramiche. Ma tornando sui temi della politica, a pochi giorni appunto dalle primarie, secondo un sondaggio realizzato da SVG in esclusiva per Agorà di Rai 3, il segretario del PD Bersani oscilla tra il 43 e il 47%, dunque molto vicino alla quota del 50% che gli garantirebbe la vittoria al primo turno. Matteo Renzi invece oscilla tra il 29 e il 33%, Nichi Vendola tra il 16 e il 20 e poi l'ha puppato al massimo il 5% e Tabacci con il 3%. Dunque un Bersani in netto recupero in queste ore secondo i sondaggi, ma lo sentiamo in uno stralcio del suo intervento dove parla dei rottamatori. Ancora una volta ha detto se non si rottamano le imprese non si possono rottamare nemmeno le persone, poi l'attacco al centrodestra, lo sentiamo. Grazie a tutti di essere qui, grazie che ha pensato di trovare un posto così che dimostra che non solo non si devono rottamare le persone. E dovremmo dare segnali da subito, perfino prima delle elezioni. Già queste primarie danno un segno di questa nostra volontà di essere così, di metterci alla sfida sul terreno anche nuovo, ovvero. Ma dice, non trovate la strada, siete in confusione. Ma forse non sarà perché è da un anno a questa parte che ve lo scuote più a Palazzo Chigi, non si è mai sentita una riunione che dicesse che abbiamo sbagliato qualcosa. Pensate un po' che abbiamo sbagliato qualcosa. Nessuno, niente, forse capitasse a noi, andiamo avanti a discutere due anni di mezzo, noi è sempre colpa nostra, loro è sempre colpa degli altri. Questa è la differenza tra destra e sinistra. A qualche ora dalle primarie ci sono anche i dati che riguardano le persone che si sono registrate per poter votare. Il PD Reggiano fa sapere che sono oltre 20.000 a questo punto le registrazioni, più di 6.000 arrivate grazie a internet, 104 i seggi
in provincia di Reggio ed è possibile, ricorda il PD, registrarsi e votare per tutta la giornata anche di domenica 25. Primarie che tra l'altro saranno anche in qualche modo scrutate dagli studenti dell'Università di Bologna che faranno una serie di interviste per capire le motivazioni al voto e il grado di coinvolgimento politico dei votanti. Tra le città prese a campione proprio per questa indagine universitaria figura anche Reggio, oltre a Bologna e Parma. E Matteo Riva, consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, ex IDV, ora unico rappresentante del gruppo misto, sostiene Matteo Renzi. Fa sapere di aver ricevuto il benvenuto per un comitato a Reggio da parte proprio del comitato adesso dell'Emilia-Romagna. Un variegato passato politico anche tra le file dei comunisti italiani, Riva è uscito dall'Italia dei Valori a luglio del 2011 per divergenze con il partito di Di Pietro e dunque adesso questa sua annunciata nuova avventura a fianco di Matteo Renzi. C'è un'altra polemica che scoppia in queste ore, riguarda un soggetto molto importante nato e annunciato proprio oggi e che si occupa di sport, Comune di Reggio e Fondazione per lo Sport, a cui aderiscono soggetti anche privati, hanno attivato un protocollo per rendere le società sportive protagoniste di percorsi di educazione, inclusione e prevenzione sociale. Vedete queste immagini appunto si riferiscono alla presentazione, il progetto Sport e Comunità è realizzato in collaborazione con CONI, Centro Sportivo Italiano, WISP, Comune e Fondazione che invitano le associazioni sportive ad aderire ad un comune protocollo d'azione per diventare riferimenti forti delle politiche di formazione, integrazione e crescita socioculturale di bambini e ragazze e delle loro famiglie per contribuire a una crescita etica e solidale della comunità. Questo l'annuncio, ma subito dopo la presentazione è arrivata una nota del CIP, il Comitato Provinciale di Reggio e di tutto il Movimento Sportivo Disabili a firma di Vincenzo Tota che è il presidente provinciale del CIP dove dice prendiamo atto del fatto che nel progetto non è previsto alcun intervento dei disabili impegnati nello sport e quindi nessuna programmazione per l'attività sportiva delle persone disabili che alla Fondazione per lo Sport del Comune l'attività sportiva delle persone disabili non interessasse aveva avuto sentore già da diverso tempo, dice Toto, ora abbiamo avuto la comunicazione ufficiale. A Reggio lo sport dei disabili rimane discriminato e relegato a figure secondarie, poi dice alla giornata internazionale delle persone disabili è alle porte, cioè il 3 dicembre e nonostante ciò oggi il movimento paralimpico reggiano è costretto a denunciare l'esclusione dei disabili dallo sport. Vedremo come proseguirà questa polemica a distanza. Adesso cambiamo argomento, parliamo di beni della malavita che vengono confiscati. A Reggio oggi c'è stato un importantissimo convegno, un convegno nazionale organizzato dai commercialisti che hanno chiamato su questo delicato tema a pronunciarsi magistrati ed esperti. Si cerca di capire come riutilizzare questi beni talvolta davvero milionari a favore della comunità. Sentiamo Isabella Trovato. Dai beni immobili alle attività imprenditoriali sequestrate alle mafie, questo è il tema intorno al quale oggi si sono confrontati esperti dai magistrati e questori di diverse questure d'Italia nel convegno nazionale dell'Ordine dei Commercialisti in materia appunto. La novità che emerge è che si allarga il giro dei sequestri e delle confische di patrimoni di proprietà di mafiosi a livello nazionale, non a Reggio tuttavia dove al momento non si registrano casi conclamati di confische di beni immobili o di sequestri di imprese. Ma per gli esperti è arrivato il momento di passare da una logica di conservazione o congelamento del bene al suo reimpiego per un ritorno alla comunità e nel caso di un'impresa al mantenimento dell'attività produttiva tirandola fuori dal circuito dell'illegalità. Bisogna fare un passo di qualità, anche professionale. Oltre alla competenza fiscale e contabile ci vuole competenza manageriale. Un'impresa gestita in una sola ottica di conservazione non fa il bene della lotta alla mafia, perché l'impresa deve continuare, deve produrre e questo sarebbe un secondo schiaffo dopo il primo del sequestro nei confronti delle attività criminali. Un'impresa che ripresa da un professionista, riprende a lavorare, a dare lavoro al territorio, a produrre beni, costituisce uno smacco ancora più importante del primo.
L'Ordine dei commercialisti di Reggio, lo ricordiamo, ha aderito ad Alleanza Reggiana, una rete tra istituzioni nata per contrastare le infiltrazioni malavitose nel tessuto economico reggiano. E per quanto riguarda i suicidi, c'è davvero un allarme in queste ore a Reggio. C'è un nuovo caso, si tratta sempre di giovani. Dopo il musicista di 28 anni Davide Stefani e il 34enne Marco Gozzi si sono tolti la vita lanciandosi dalla pietra di Bismantova, un'altra giovane vita stroncata, questa volta pare per problemi sentimentali. La 29enne Beatrice Scarpa, residente a Bagnolo, si è lanciata dal ponte sul fiume Enza a Vetto, un volo di 30 metri che le è stato fatale. Nell'auto con la quale aveva raggiunto il ponte è stato trovato un biglietto d'addio. Parliamo di economia perché ci sono buone notizie, almeno così pare, dall'Europa che in questo momento alle prese con il difficile bilancio comunitario. Ci sarebbero fondi a cui le imprese, anche reggiane, possono attingere, i bandi sono ormai imminenti e allora sentiamo questa intervista con la Presidente della Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento Europeo, Amalia Sartori, che oggi era a Reggio. Proprio in queste ore i governi dei 27 Stati membri stanno trattando a Bruxelles per il nuovo bilancio per il settennato 2014-2020 che dovrebbe mettere a disposizione delle istituzioni 1.070 miliardi che rappresentano l'1% di ogni Stato membro. Comunque vada, in ogni caso a livello di istituzioni si è deciso di non fare tagli lineari, qualora dovessimo ridurre le risorse a disposizione, ma di investire molto in alcuni settori. Sono in parte quelli tradizionali, cioè mantenere gli investimenti nei fondi strutturali e nell'agricoltura, ma la novità forte è quella di investire molto nel settore della ricerca e dell'innovazione, rivolta soprattutto alle piccole e medie imprese e quindi non più solo alla ricerca di base, ma anche alla ricerca applicata. Per poter accedere a questi bandi che cominceranno ad uscire dal 1 gennaio 2014 e avranno a disposizione dal 14 al 20 80 miliardi di euro che saranno gestiti a livello europeo, io mi auguro veramente che soprattutto non solo le grandi imprese ma le piccole e medie imprese, le nostre piccole e medie imprese, facciano rete fra di loro e possano partecipare a questi bandi. Io credo che noi abbiamo straordinarie possibilità di vincere, però devono riuscire a dimostrare di fare quello che hanno sempre fatto, cioè innovare. Quindi è una visita concreta, incontreremo anche il Presidente degli Industriali perché siamo qui a dare una mano alle aziende reggiane e alle aziende emiliane. Per la cronaca, c'è stato un furto nel caseificio Società Cooperativa Pandelici nell'omonima via a Reggiolo. Durante la notte sono sparite circa 400 forme di parmigiano reggiano. Il danno ammonta oltre 150.000 euro. Indagano i carabinieri. Andiamo in montagna, nel comune di Vezzano sul Crostolo sono iniziati in questi giorni i lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona artigianale e residenziale della Vecchia, individuata come area a rischio di esondabilità, una condizione di rischio che ha creato negli anni notevoli disagi per le imprese e gli abitanti della zona. Il progetto nasce da una collaborazione tra comune, provincia, regione ed è finanziato dal comune, da privati, dalla regione Emilia-Romagna. Il progetto prevede la realizzazione di nuove arginature e saranno prevalentemente in terra e per esigenze idriche verrà inoltre demolito il piccolo ponte di collegamento alla zona artigianale. Andiamo in pubblicità, tra poco ancora insieme con le altre notizie di questa edizione, a dopo. Altre notizie in questa edizione, ma prima riguardiamo in sintesi i nostri servizi. Il segretario del PD Bersani nella zona delle ceramiche parla delle primarie di domenica, ancora stoccate i rottamatori al centrodestra. Intanto i sondaggi lo danno in recupero tra il 43 e il 47%, ma potrebbe essere ballottaggio con Renzi. Presentate in Comune Reggio la Fondazione per lo Sport e il progetto Sport e Comunità, ma il Movimento Sportivo dei Disabili Reggiani accusa noi esclusi e discriminati. La nostra città ha ospitato il convegno nazionale dei commercialisti che assieme a magistrati ed esperti hanno analizzato il problema di come riutilizzare i beni milionari confiscati alla malavita.
Dramma continuo nella nostra provincia, dove si registra l'ennesimo suicidio. Questa volta si tratta di una 29enne di Bagnolo che per una delusione d'amore si è lanciata nel fiume Enza. È il terzo episodio in pochi giorni. Non solo crisi economica, l'Europa nelle ore difficili della stesura del bilancio comunitario annuncia possibili finanziamenti alle imprese che puntano all'innovazione. Anche il paese di San Martino in Rio fa i conti con la ricostruzione dopo il terremoto, resta grave la situazione della chiesa parrocchiale. Ad Albinea il noto mobilificio Torricelli punta alle novità e inaugura un nuovo spazio dedicato alla cucina di alta qualità con i corsi tenuti da grandi chef. Torniamo in studio con la cronaca. Una 32enne di Reggio ha denunciato alla polizia di essere stata violentata nel cuore della notte. Dopo lo stupro la donna avrebbe chiamato il fidanzato informandolo di quello che era accaduto. Sarebbe stato lo stesso fidanzato a chiedere l'intervento del 113. La polizia ha raggiunto la donna nella sua abitazione, ha confermato appunto la violenza e con gli agenti si è recata in ospedale dove sono stati eseguiti gli accertamenti e sta indagando su questo episodio la squadra mobile. Andiamo a San Martino, un altro paese della nostra provincia che sta facendo i conti con la ricostruzione dopo il terremoto. I danni sono stati notevoli, ovviamente c'è l'impiego di molte risorse e quello che resta ancora da fare, che crea ancora qualche problema, è la situazione della chiesa parrocchiale. Ma sentiamo gli aggiornamenti da Antonio Lecci. 37.000 euro per le opere di miglioramento sismico a favore del comune di San Martino in Rio e il sindaco Oreste Zurlini esprime piena soddisfazione verso questo finanziamento approvato dal commissario delegato all'emergenza. Un finanziamento che andrà a parziale copertura delle spese già sostenute per le opere di miglioramento sismico che sono state eseguite sulle palestre prefabbricate delle scuole elementari di Via Rivone, Via Scaltriti e Villa Gazzata. Questa decisione, spiega il sindaco Zurlini, premia un lavoro ben fatto, realizzato in tempi molto rapidi tra agosto e settembre per un importo complessivo che ammonta a 46.000 euro e che ha permesso di aprire l'anno scolastico in piena regolarità e sicurezza. Ora restano da eseguire i lavori sugli edifici pubblici come la Rocca, l'Oratorio San Rocco, la Casa Protetta, il cimitero, per i quali il primo cittadino si dimostra ottimista con ragionevole tranquillità, essendo tali opere garantite da una robusta assicurazione che copre i danni fino al 90% e avendo tempi non impellenti per la loro sistemazione. Resta invece dolorosa la situazione della chiesa parrocchiale, tuttora inagibile e chiuso al culto. Qui i tempi saranno necessariamente lunghi. Tuttavia, aggiunge il sindaco di San Martino in Rio, esiste piena collaborazione tra parrocchia, amministrazione comunale e soprintendenza. Dava gli appuntamenti ai suoi clienti nei pressi dei parcheggi, dei locali pubblici, soprattutto bar, a Cade il Bosco Sopra, per vendere la droga. La sua attività però si è interrotta ieri, quando i carabinieri di Guastalla l'hanno arrestato mentre stava vendendo l'ennesima dose. A finire in manette il 35enne Salvatore Arosta, disoccupato, originario di Modica nel Ragusano, ma residente a Cade il Bosco Sopra. Sequestrata cocaina, marijuana, 500 euro. Al vaglio degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Katia Marino, anche la sua posizione per il reato di ricettazione, per il possesso di una quarantina di pneumatici nuovi trovati nel garage della sua abitazione. E c'è stato anche un furto in una assicurazione in via Sante Vincenzi a Reggio. Il furto è avvenuto ieri pomeriggio durante la pausa pranzo. Ad accorgersene è stato un dipendente. Sono stati portati via 300 euro in contanti e un computer portatile. In questo caso indagano i carabinieri. I matrimoni sono in drammatico calo, ma questo invece non riguarda chi li organizza, perché ci sono tante manifestazioni anche nella nostra provincia per rendere quel giorno davvero indimenticabile. Sentiamo. Fa di moda il matrimonio nella Bassa Reggiana. Lo scorso fine settimana il Salone degli Sposi ha aperto i battenti nella suggestiva cornice di Villa Nobile a Pieve di Guastalla. E già ci si prepara per il prossimo weekend, quando il Salone delle Nozze resterà aperto a Villa Montanarini, altro storico edificio situato a Villa Rotta di Luzzara. Una nuova occasione per ammirare una mostra di servizi e occasioni per il giorno più importante della vita di una coppia. A Villa Nobili lo scorso fine settimana hanno esposto fotografi, specialisti nella ristorazione, artigiani delle bomboniere, ma anche operatori del settore dell'abbigliamento, con una ricca offerta di abiti da sposa e cerimonia, presentati pure attraverso delle sfilate. E poi professionisti delle location, fioristi, wedding planner, agenzie viaggi, spettacoli di fuochi d'artificio per completare una grande festa con la classica ciliegina sulla torta.
Una buona occasione anche per dare un'occhiata alle stanze, ai saloni e agli affreschi di Villa Nobili, che ancora conserva i tratti della sua storia in uno spazio circondato da un parco di tutto rispetto. A Villa Montanarini invece domani e domenica si fa il bis con animazioni a base di tango argentino e con la scuola di ballo Buenavista. Domani alle 19 inoltre per tutti uno spettacolo pirotecnico, dalle 20 possibilità di cena con piatti tradizionali, domenica alle 10 piccola colazione offerta dallo staff, alle 16 l'inizio delle sfilate con abiti da cerimonia, pellicce, abiti da sposo e sposa, a seguire il tradizionale taglio della torta nuziale, un evento organizzato da Davide Luppi in collaborazione con Alessandra Bertelli con ingresso libero a tutti. Parlando di matrimoni si parla anche di tavola, di buona cucina e se ne parla anche in questa altra notizia. C'era anche lo chef stellato Gianni D'Amato del ristorante Il Rigoletto di Reggiolo per l'inaugurazione dello spazio Torricelli ad Albinea, uno spazio alternativo dedicato alla buona cucina e non solo. Torricelli Arredamenti ad Albinea, da sempre specializzato nell'attrezzare spazi su misura per seguire le esigenze dei propri clienti, arricchendole con l'esperienza e la creatività di chi da molti anni arreda e progetta, ha inaugurato lo spazio Torricelli Arredamenti, che sposa l'idea di allestire uno spazio corner con chef e gourmet che insegnino ricette, fornendo spunti per realizzare piatti diversi dalla cucina abituale, idee per i propri ospiti ma anche per la famiglia. L'ampio spazio diviene così il luogo ideale per organizzare corsi di cucina pratici, veloci e di qualità che garantiscano a un costo assolutamente accessibile una resa da grande chef. I corsi prevedono l'intervento di gourmet e il coinvolgimento diretto dei partecipanti ai fornelli. Dal 24 novembre lo spazio è a disposizione dunque per l'organizzazione di serate con cene private, poi da gennaio via ai corsi di cucina monotematici. Lo spazio Torricelli è in via Vittorio Emanuele 2 ad Albinea. L'innovazione in cucina è servita. Con queste belle immagini di buonissimi prodotti andiamo ancora in pubblicità, tra poco ci troviamo, guardiamo anche le previsioni del tempo, a dopo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni, indagini e informazioni commerciali, indagini confidenziali, matrimoniali e su problematiche giovanili. Gruppo Ponzi, investigazioni e sicurezza. A Reggio Emilia in via Giorgione 2, www.ponzi.it. Le previsioni meteo per domani, 24 novembre, cielo coperto sia al mattino che al pomeriggio, anche se non sono previste precipitazioni. Le temperature, le minime 8 gradi, le massime toccheranno i 14 gradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni, a Milano, Brescia, Verona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Gruppo Ponzi, investigazioni e sicurezza. A Reggio Emilia in via Giorgione 2, www.ponzi.it. Qualche appuntamento anche per la giornata di domani, sabato, alla Fiera di Santa Caterina Guastalla alle 21 in teatro, concerto classico con l'utilizzo di un violino Stradivari, preceduto alle 18 da una lezione sul prezioso strumento. Alle 21.15 alla Corte Ospitale di Rubiera un concerto pianistico. Alle Fiere di Reggio ricordiamo che continua fino a domenica l'esposizione ornitologica internazionale. Al Teatro di Boretto alle 21 spettacolo omaggio ai giudici Falcone e Borsellino. Al Teatro di Cadelbosco spettacolo di improvvisazione teatrale. E adesso siamo in chiusura, ma rivediamo prima le nostre notizie principali. Il segretario del PD Bersani nella zona delle ceramiche parla delle primarie di domenica, ancora stoccate i rottamatori al centrodestra. In tanti sondaggi lo danno in recupero tra il 43 e il 47%, ma potrebbe essere ballottaggio con Renzi. Presentate in Comune Reggio la Fondazione per lo Sport e il progetto Sport e Comunità, ma il Movimento Sportivo dei Disabili Reggiani accusa noi esclusi e discriminati.
La nostra città ha ospitato il convegno nazionale dei commercialisti che assieme a magistrati ed esperti hanno analizzato il problema di come riutilizzare i beni milionari confiscati alla malavita. Dramma continuo nella nostra provincia dove si registra l'ennesimo suicidio. Questa volta si tratta di una 29enne di Bagnolo che per una delusione d'amore si è lanciata nel fiume Enza. È il terzo episodio in pochi giorni. Non solo crisi economica, l'Europa nelle ore difficili della stesura del bilancio comunitario annuncia possibili finanziamenti alle imprese che puntano all'innovazione. Anche il paese di San Martino in Rio fa i conti con la ricostruzione dopo il terremoto, resta grave la situazione della chiesa parrocchiale. Ad Albinea il noto mobilificio Torricelli punta alle novità, inaugura un nuovo spazio dedicato alla cucina di alta qualità con i corsi tenuti da grandi chef. E con questo ci fermiamo, grazie di averci seguito, a tutti voi una buona serata, arrivederci alle prossime edizioni, grazie.